Bene, inauguriamo oggi questo nuovo format fanpage, Sindaci Social. Siamo a Napoli con Luigi De Magistris, 44 anni, ex magistrato, politico europarlamentare, sindaco di Napoli. La prima domanda che gli facciamo, ovviamente le nostre domande arrivano dalla rete, dai nostri lettori, dai nostri fan, diciamo così. La prima domanda riguarda proprio questa elezione a sindaco di Napoli. Come è successo? Cosa è successo e soprattutto che ruolo hanno avuto i social network in questa elezione? Ma innanzitutto non era proprio in programma la mia candidatura, ma forse è stato ancora più bello proprio per questo. Sono partito ultimo e sono arrivato primo. I social hanno avuto un ruolo fondamentale, anche perché l'informazione tradizionale non mi appoggiava e non mi sosteneva. Quindi ho lavorato molto sul territorio, soprattutto attorniato di molti giovani, di molti ragazzi, giovanissimi, e poi un lavoro su internet, Twitter, Facebook, il blog, molto molto importante. Credo sia stato determinante sia il contatto fisico che il contatto attraverso la rete. Ecco, un parallelo, se possiamo dire. Io ovviamente denuncio un accento milanese anche con Milano e quello che è stato fatto. Si è parlato di rivoluzione arancione, ovviamente sono due realtà diverse, Napoli e Milano, però mi piacerebbe dicesse qualcosa su questa rivoluzione arancione, che senso ha oggi a 8 mesi dalla sua elezione. Due realtà diverse, ma finalmente un'Italia unita in un bel messaggio di legalità. Sicuramente due candidature anche diverse, Pisapia all'interno di un tradizionale schieramento di centrosinistra contro il centrodestra. Io avevo nel primo turno avversari sia il candidato del centrosinistra che del centrodestra. Rivoluzione arancione significa oggi in estrema sintesi soprattutto avvicinare i cittadini alla politica, alla democrazia partecipativa, l'assemblea del popolo, i forum, la rete, i luoghi di incontro. Credo che significhi in poche parole, si potrebbero dire tante cose, ma soprattutto questo: riconquistare i cittadini alla vita civile, all'agorà e al governo del territorio. Si sta verificando anche a Milano, alcuni intellettuali rifondano i quartieri, c'è proprio attenzione per il territorio. Quindi lei ha usato la rete in questo, nelle segnalazioni, nella partecipazione, anche il volontariato, possiamo dire, dei cittadini? Assolutamente sì, ma soprattutto la rete non solo come sfogatoio, c'è anche il momento della rabbia, dello sfogatoio, della protesta fino a sé. Ma le posso assicurare che tantissime proposte sono arrivate dalla rete o dalle assemblee del popolo, anche diverse delibere che noi abbiamo costruito vengono proprio dal contributo di idee. Io sto percependo sempre di più che il contributo non è semplicemente il momento di rabbia o lo sfogatoio o, come dire, la protesta fine a se stessa, ma proprio il contributo costruttivo. Questo credo che sia veramente il punto centrale del cambiamento nel modo di fare politica che abbiamo attuato a Napoli. L'elemento che do di maggiore importanza alla rete è che ha evitato la scomparsa dei fatti. Noi abbiamo tanta informazione, tanti giornali, tante televisioni, ma molto spesso tanti fatti non ci sono, sono molto simili. Invece nella rete trovi fatti. Certo, siccome c'è tanta democrazia partecipativa, tanta pluralità, e ovviamente c'è qualche volta anche qualcosa di spiacevole, ma è un prezzo che si può pagare. Io credo che il più grande merito della rete sia stato quello di aver messo in connessione il mondo, di aver raccontato i fatti e non averli fatti scomparire. Un grande contributo di democrazia globale, a mio avviso. Soprattutto in tempo reale, va detto. Politica dell'emergenza e bisogno di normalità a Napoli. Sì, mi piace molto il bisogno di normalità, l'ordinarietà, il quotidiano. Va bene il grande evento, ma nell'ambito di una costruzione ordinaria della città. Le politiche di emergenza a me non sono mai piaciute, non mi è piaciuta il commissariato per l'emergenza dei rifiuti, non mi piacciono i grandi eventi intesi nel termine che sono stati nel passato, non mi interessa il tema di concepire ogni questione sociale come ordine pubblico, i migranti ordine pubblico, gli operai ordine pubblico, le manifestazioni ordine pubblico. Il dissenso non significa ordine pubblico, significa manifestazione di un pensiero diverso magari dal pensiero dominante, purché non ci sia violenza, perché soprattutto quando le idee sono forti, i contenuti sono chiari e c'è passione, non c'è bisogno di violenza. Questa è una città, per esempio la nostra, che è piena di questa ricchezza di partecipazione e di dissenso che è contro la logica dell'emergenza. Quando vinsi l'elezione, avemmo la notizia, mi trovavo in un albergo dove avevamo fatto un po' il punto d'incontro, scesi a piedi, feci questo percorso da via Caracciolo sino a piazza Municipio. Quando arrivammo là c'era un palchetto, la piazza era stracolma
il servizio d'ordine non lo riuscivano a fare forse l'ordine, ma a Napoli lo fecero i ragazzi dei centri sociali. Questo è anche in qualche modo il cambiamento che c'è stato in quelle ore. Cioè il popolo che ha partecipato a un evento che sembrava impossibile. Questo è un altro messaggio per cui la rete aiuta molto a sognare. A furia di sognare anche l'impossibile, ti rendi conto che l'impossibile diventa possibile e quindi sognare diventa un atto di realismo. In questo la rete credo aiuta molto. Beni comuni. Beh, un po' la filosofia di fondo della nostra azione politica, ribaltare e passare dal consumismo al bene comune. Cioè bene comune significa valorizzare le risorse strategiche, l'acqua, il mare, la cultura, il sapere, la conoscenza, internet, l'ultimo bene comune, quello del terzo millennio e così tanti altri. Significa preservarli e valorizzarli, significa che sono patrimonio non dei privati ma nemmeno dello Stato ma delle comunità. E danno soprattutto un concetto di appartenenza in senso di liberazione. Vede, io sono un uomo del sud, ma al sud appartenenza significa certe volte schiavitù al padrone, schiavitù al politico e del posto di lavoro, schiavitù alle mafie. Invece attraverso i beni comuni, attraverso quei valori, tu attivi un processo di liberazione, nel senso appartieni alla comunità, appartieni ai beni comuni, appartieni al territorio, appartieni a un popolo che vuole liberarsi. Quindi io credo che questo sia un messaggio forte e anche sui beni comuni nella rete stiamo ricevendo grande linfa e grande consenso. Ci chiedono i nostri fan della rete se diventa un movimento, se diventerà un partito politico. Ma in questo momento i partiti hanno perso la funzione di trasformazione sociale anche in senso rivoluzionario che certe volte ci vuole. Hanno un ruolo importante, sono indicati in Costituzione, ma oggi possiamo parlare fino a stanotte, ci rendiamo conto che la maggioranza dei cittadini non riconoscono nei partiti una funzione fondamentale e anzi le energie politiche principali, se riflettiamo, stanno fuori i partiti. Vediamo le manifestazioni operaie, le donne, i giovani, i precari. Quindi dobbiamo fare in modo che tutta questa energia politica, perché non è antipolitica, è energia politica, non si disperda, non si polverizzi. Quindi un qualcosa bisogna crearla, un po' di sana creatività, credo un movimento, una lista civica, un qualcosa che metta insieme tutto questo si deve realizzare. I sindaci possono avere un ruolo importante, perché i sindaci oggi, diciamo la verità, sono quelli eletti direttamente dal popolo, non sono nominati. Io sto vedendo che anche in schieramenti politici diversi, con pensieri diversi, ci sono sindaci che fanno uno straordinario lavoro sul territorio in condizioni difficili e non sono casta, perché non, insomma, non hanno quella concezione elitaria. Quindi io credo che da là può venire una risorsa importante. Questa risposta porta alla domanda: governo centrale, ovviamente amministrazioni locali, non tanto in contrapposizione ai governi centrali, ma la domanda sulle casse del comune. Si fa sempre più fatica a governare, ad amministrare una città. Sì, noi stiamo facendo una sorta, devo dire, di miracolo laico, cioè quello di governare senza soldi, facendo anche cose molto importanti, perché chi viene a Napoli se ne rende conto. Beh, tra il governo uscente Berlusconi e il governo da poco entrato Monti, noi abbiamo avuto 350 milioni di euro di tagli. Sarà Salva Italia, sarà la ripresa, qualcuno ci dice aspettate il secondo tempo, l'intervallo sta durando molto e questi sono tagli devastanti, però bisogna reggere. Bisogna reggere, bisogna imparare anche a governare con pochi soldi, a fare cose importanti con poche risorse, pensando che nel passato tanti soldi sono sperperati. Ecco, da uomo del nord una domanda che mi è piaciuta molto dalla rete è: quali gli strumenti e cosa si può fare per affermare la napoletanità e uscire dal napoletanismo? Ma la napoletanità secondo me è l'essenza dell'essere napoletano, è le radici. Quindi non è il folklore solamente, il mandolino, la pizza o purtroppo i luoghi comuni degli ultimi mesi adesso superati come quello dei rifiuti. Napoletanità significa far riscoprire le radici storiche di questa città. Tre esempi potrei dire. Napoli è l'unica città d'Italia in cui c'è stata una rivoluzione, 1799. Napoli ha le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti prima dell'unità d'Italia, 1798. Napoli con le quattro giornate nel 1943 è stata la prima città d'Europa che si è liberata da sola dal nazifascismo prima che arrivassero gli alleati. Questa secondo me è la napoletanità, cioè avere nelle radici, nel DNA una passione civile e democratica. Ovviamente adesso non è che voglio esaltare i napoletani con pregi solamente, abbiamo anche tanti difetti che ovviamente poi rendono così, diciamo, vero un popolo.
Si è accennato prima agli eventi, dobbiamo fare per forza un cenno al Forum delle Culture e all'America's Cup, brevemente però. Sì, brevemente, sono due grandi eventi che non esauriscono però la politica su cultura e turismo, perché come dicevamo prima noi lavoriamo sul quotidiano, l'ordinarietà, siccome però Napoli è una grande città e come tutte le grandi città anche grandi eventi. Il Forum delle Culture nel 2013 è importante, sono 100 giorni in cui Napoli si aprirà al mondo con una contaminazione culturale e internet avrà un ruolo fondamentale. L'America's Cup è importante, due tappe, aprile 2012 e maggio 2013, perché fa riscoprire soprattutto il mare, la vela, anche come sport non solo di lusso, ma anche come sport essenziale. Soprattutto credo sia utile, in particolare l'America's Cup che viene prima, ad aprile 2012, come un'occasione per far conoscere al mondo l'immagine di Napoli di oggi e poi anche occasioni di lavoro. Ascoltandola, siccome l'ho cantata la nuova compagnia di canto popolare, mi veniva in mente In mezze righe dentro le piazze, qualcosa del genere, no? Quindi era proprio quella la rivoluzione a quattro giornate. Un'ultima domanda sulla riqualificazione anche architettonica dei luoghi. Io come lavoro intervisto gli architetti e designer, so che lei ha fatto recentemente anche dei sopralluoghi, di luoghi che cercano di darsi una nuova dignità, non solo turistica, culturale, di accoglienza. Come il territorio, l'urbanistica e l'architettura possono intervenire a riqualificare una città come Napoli? Ma è fondamentale, adesso Dostoevskij, proprio prima abbiamo parlato di bellezza, la bellezza salverà il mondo. Napoli è una città bella e bisogna far conoscere sempre di più le bellezze. L'architettura da questo punto di vista ha un ruolo fondamentale, la riqualificazione urbana, sistemare il centro storico, illuminare bene. Da poco abbiamo illuminato nuovamente il Castel dell'Ovo anche di notte, che era spento da troppi anni. Credo che l'estetica da questo punto di vista sia straordinario, perché io credo che Napoli ad esempio è una città che difficilmente produce depressione, perché sono talmente tante le bellezze che anche nei momenti di difficoltà basta girarsi a destra e trovi il mare, vai a sinistra e trovi un patrimonio dell'umanità, come dice l'UNESCO, che è il centro storico della nostra città. Quindi il ruolo dell'architettura è fondamentale nel preservare la memoria e nel rilanciare il presente e nell'immaginare il futuro. E qualcosa si è fatto anche molto. Un'ultima domanda sul traffico, non è possibile non farla. Ma anche qui io sono molto fiducioso, perché il nostro progetto di mobilità riduce molto le macchine, le autovetture private. Noi abbiamo puntato su ZTL, pedonalizzazioni, stiamo realizzando la più grande pista ciclabile, 20 km del mezzogiorno, trasporto in ferro con metropolitana, funicolari, tram, le convenzioni con i taxi che si pagano molto poco. Insomma, le autovetture private servono soprattutto per chi viene dalla provincia, da fuori, lascia la macchina nei parcheggi e trova l'autobus elettrico o l'autobus su gomma. Ma chi sta in città, in una città tra l'altro piccola come chilometri quadrati, come Napoli, deve girare col trasporto pubblico, a piedi o in bicicletta. Quindi io dico sempre, occupiamo gli spazi pubblici con l'arte, con la cultura, con la musica, con lo spettacolo, scendendo per strada, rendendola viva. E le macchine private non servono, tra l'altro costano in questo momento girare, producono anche stress, e quindi la mobilità della nostra città va in questa direzione. La rete, Al Pacino, alcune provocazioni che ha lanciato. Ma io poi le faccio così, le cose nascono, c'era questo interesse, c'è questo interesse di Al Pacino di venire, l'ho voluto invitare, l'ho invitato come mi è venuto in quel momento. No? Ciao Al, sono Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli. Non è che io programmo in modo scientifico la mia vita, io sono uno che quello che mi viene faccio, può essere buono, può essere cattivo, però insomma credo che il messaggio sia stato importante, perché la presenza di Al Pacino, soprattutto nel suo impegno sui temi delle mafie, della criminalità organizzata, una città come Napoli può essere importante. Poi se l'ho fatto in modo un po' così non va bene, tra l'altro la rete serve anche per commentare le cose buone e le cose negative, e poi mi fa piacere anche che vengo preso in giro. Ma c'è veramente lei dietro Twitter e Facebook, oltre al suo staff, ogni tanto? Sì, chiaramente ci sta anche il mio staff, perché siccome io lavoro 18 ore al giorno, è immaginabile il fatto che non posso stare. Però lo utilizzo molto, la notte lo vedo, i Twitter li scrivo, il blog lo curo, comunque anche quando non personalmente le indicazioni le do io. Poi devo dire, a me piace moltissimo, anche nei momenti più difficili della mia vita, quando facevo il magistrato in condizioni complicate, i momenti di ristoro morale, di sollievo psicologico li ho trovati proprio in internet per i messaggi che leggevo.
in internet ha anche un ruolo fondamentale sul piano morale e psicologico, quindi io continuo anche nel pochissimo tempo a disposizione a utilizzare ovviamente il mio iPad, iPhone, il mio computer per rimanere connesso con chi mi osserva, mi critica e mi incoraggia, perché c'è molto bisogno di essere incoraggiati. Grazie.